I volti e le parole di questi ragazzi e queste ragazze davanti al Tribunale di Milano confermano che siamo di fronte ad attivisti giovani che praticano la disobbedienza civile e che cercano di richiamare le istituzioni alle loro responsabilità per evitare l'estinzione della specie umana. È l'allarme di giovani che chiedono che si facciano più energie rinnovabili e stop a combustibili fossili. Mi sembra surreale che una questura abbia potuto chiedere le misure di sorveglianza speciale destinate ai mafiosi per un giovane ventenne che chiede un impegno contro il cambiamento climatico che rischia di diventare catastrofe climatica. E vediamo di cosa parlano questi giovani. L'Italia è il sesto investitore al mondo per combustibili fossili, più della Russia e dell'Arabia Saudita. Siamo stufi di sentire parlare della Cina dagli intervistati di destra in televisione. È una cavolata. Noi siamo il sesto investitore al mondo in combustibili fossili. Vuol dire che utilizziamo i soldi dei cittadini e li utilizziamo nella loro morte. Continuiamo a dire che dobbiamo utilizzare questi soldi per nuove trivellazioni. La repressione sta aumentando in maniera esponenziale e dovremmo prendercela con chi in questo momento non sta facendo il proprio dovere e non sta tutelando i propri cittadini e cittadine. Grazie.